Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale che si occupa dei principali temi trattati all'interno dell'Assemblea Toscana. In primo piano quest'oggi il tema delle scorie radioattive e un possibile deposito realizzato nella nostra regione. Due siti individuati possibili nelle province di Grosseto e di Siena, una notizia che ha indignato nel corso degli ultimi giorni tutte le istituzioni interessate e ovviamente la vicenda è approdata anche nell'aula del Palazzo del Pegaso con una mozione unanime che impegna la Giunta ad attivarsi per avere più potere e chiedere al governo un assoluto no a questa ipotesi che non riguarda solamente la Toscana ma altre regioni italiane, una vicenda ancora tutta comunque in via di definizione. Facciamo il punto. Quattro atti del Consiglio regionale per dire no a un eventuale deposito di scorie radioattive in Toscana, presentati rispettivamente dai gruppi di Italia Viva, Lega, Partito Democratico e Fratelli d'Italia, sintetizzati in una mozione votata in aula all'unanimità. Nell'atto si impegna la Giunta regionale a continuare a esprimere con nettezza tale contrarietà in tutti i luoghi deputati e a fornire ai comuni interessati ogni supporto utile. L'obiettivo è dare ancora più forza alla Presidente Giani nel momento in cui il tema sarà discusso col Governo. Ho voluto con forza che venisse approvata una mozione all'unanimità per dare al Presidente Giani lo strumento di parlare con il Governo e con Sogin con grande forza. È arrivato un no forte, deciso alla possibilità che arrivino sui nostri territori, in particolare nel sud della Toscana, le scorie nucleari di media e bassa intensità. Lo continueremo a dire e a urlare con forza in Consiglio regionale e l'atto di oggi, votato da tutti, dà più forza al Presidente Giani per potersi sedere ai tavoli nazionali e dire il no della Toscana a questa che è una scelta scellerata rispetto ad alcuni territori che sono territori a grande capacità turistica ma anche a grande, di grande bellezza ambientale. Sì, avevamo presentato una mozione noi, ma l'avevano presentata anche altri gruppi consigliari, quindi abbiamo deciso di fare un testo condiviso per esprimere la nostra contrarietà e anche per dare supporto ai comuni che purtroppo sono stati individuati come sedi per poter evitare l'arrivo di queste scorie. Il Consiglio regionale si esprime in maniera univoca e quindi pensiamo che ora stia il Presidente Giani a andare giù con la voce di tutto il Consiglio regionale ad esprimere una contrarietà che sia forte, decisa e netta, perché i nostri territori, soprattutto quelli come quelli in oggetto, vanno valorizzati, vanno supportati e non hanno assolutamente bisogno di vedersi sopraffare da decisioni prese a Roma e mai concordate o concertate con i territori stessi. Si rischia di fare della facile demagogia che non va fatta. La logica del non nel mio giardino è un qualcosa che serve a poco, serve quasi a niente. Del resto però è un tema di dimensioni nazionali, andrebbe affrontato con grande senso di responsabilità, perché oggi noi ci preoccupiamo di dove dislocare dei residui nucleari che, non ci dimentichiamo, già esistono sul nostro territorio. Non è che questi residui nucleari arrivano da Marte, questi residui nucleari esistono e li abbiamo in casa, dobbiamo soltanto metterli da qualche parte dove stoccarli per 30 anni. Detto questo, che è il problema reale su cui le istituzioni dovrebbero essere chiamate ad esprimersi, poi resta la battaglia, perché nei siti individuati dalla Sogin arrivano due siti che sono uno un patrimonio mondiale dell'UNESCO, l'altro una delle zone naturali più belle della Toscana. È ovvio che sia inaccettabile di poter utilizzare queste nostre risorse bellissime come deposito di scorie nucleari, ma non basta una risoluzione che oggi abbiamo votato all'unanimità a tutto il Consiglio regionale e ne siamo ben felici. Non basta questo. Il tema è un tema di attualità enorme, è un tema che dobbiamo affrontare, come dicevo prima, senza il filtro della demagogia, perché queste scorie, se non vanno in Val d'Orcia, se non vanno a Campagnatico, e viva Dio che non vadano né in Val d'Orcia né a Campagnatico, da qualche parte devono andare. E qualcuno dovrà assumersi anche la responsabilità di decidere dove e come dislocare queste scorie. Sì, è un segnale forte di netta contrarietà. Noi comprendiamo che quello sia un problema che va risolto, ma non si può risolvere andando a compromettere, andando ad intaccare
uno dei posti che sono più belli dal punto di vista paesaggistico, storico, naturalistico, ambientale, quindi con delle penalizzazioni che ne deriverebbero anche dal punto di vista turistico e dal punto di vista quindi economico. La Val d'Orcia, il comune di Campagnatico, Pienza, Treguanda sono veramente delle perle della Toscana, dell'Italia e del mondo, hanno un valore che è riconosciuto dall'UNESCO, pensiamo alla Val d'Orcia, hanno veramente un paesaggio ed un valore storico-culturale enorme. Quindi noi pensiamo che questa previsione vada contrastata e il Consiglio impegna la Giunta, che tra l'altro attraverso il Presidente si è già espressa mostrando contrarietà, a mettere in atto tutte le azioni per poter contrastare il concretizzarsi di questa previsione. Io ritengo che la Toscana non sia proprio morfologicamente adatta ad ospitare un sito di deposito nazionale per le scorie nucleari, soprattutto addirittura in quei luoghi che vengono identificati dalla carta CNAPI, perché sono luoghi non solo vicinissimi a siti dichiarati patrimonio mondiale dell'umanità da UNESCO, ma hanno anche una vocazione turistica e agroalimentare di pregio. Andare a costruire un deposito di scorie nucleari vorrebbe dire ammazzare qualunque possibilità di ripresa economica e di rilancio delle attività di quelle zone, fermo restando appunto poi la pericolosità. Capisco che il governo si sia trovato a una decisione importante per evitare le infrazioni della Comunità Europea, però mi domando: perché non sono state interpellate, se non lo sono state, perché ancora non lo so, le regioni? E soprattutto, perché fra i vari parametri analizzati per definire quei siti di stoccaggio non sono state prese anche altre considerazioni, come per esempio il pregio naturalistico e paesaggistico delle zone individuate? Parliamo adesso anche del centro ex CREAF di Prato, perché è stato utilizzato per ulteriori posti letto a disposizione per i pazienti Covid in queste settimane, dunque un centro Pegaso a tutti gli effetti per la gestione delle emergenze, ma anche un polo tecnologico, questo il futuro prossimo per la struttura che sorge nella città lagnera e che è stata al centro del dibattito nel corso degli ultimi mesi. Vediamo. Una piccola parte dell'area ex CREAF di Prato è occupata dai posti letto per l'emergenza sanitaria Covid, mentre la superficie restante è dedicata alla realizzazione del polo tecnologico di ricerca e produttivo per il comparto tessile. L'assessore regionale all'economia Leonardo Marras, nella sua comunicazione in aula, sollecitata da un'interrogazione del gruppo Fratelli d'Italia, ha fatto il punto sugli obiettivi realizzati, lavori in corso e progetti in itinere nell'area. Si conferma la validità della scelta della Regione, ha detto Marras, che tramite la società Sviluppo Toscana ha acquisito l'area ex CREAF per rilanciarla come nucleo di impulso per tutto il territorio del distretto pratese, ma in un'ottica regionale. L'assessore ha parlato sia della sottoscrizione dei primi contratti con due operatori nel campo della ricerca, sia del prossimo insediamento di un centro competenze 5G della regione, a supporto dei processi di innovazione delle imprese con attenzione al tessile. Italia Viva è stata favorevole e ha appoggiato la manovra finanziaria che ha consentito di aumentare i posti per i malati Covid. Non era scontato che la Toscana avesse una risposta così puntuale, tempestiva e celere. Quindi, per quanto ci riguarda, Italia Viva in questo Consiglio regionale ha dato un voto favorevole all'investimento di Prato, perché sono dei posti a servizio delle persone che più di altre hanno bisogno, perché sono malati di Covid, tiene alto il rapporto fra malati e posti letto e consente di alleggerire le terapie intensive e di migliorare interventi sulle terapie intensive. Quindi da parte nostra è una risposta importante da valutare in termini sanitari ed economicamente compatibile con il bilancio della Regione Toscana, quindi una risposta puntuale che ci ha visto sostenere fin dal primo momento.
Adesso l'argomento ambientale in Toscana, infatti c'è grande attenzione per questo tema in vista soprattutto dei prossimi anni e della strategia da attuare. Il punto della situazione è stato fatto all'interno della quarta commissione del Consiglio regionale con l'intervento dell'assessore della Toscana all'ambiente Monia Monni, che ha relazionato proprio sugli obiettivi da perseguire per il futuro e il presente della Toscana. La Toscana del futuro sarà verde e resiliente. I principi della sostenibilità già introdotti nello Statuto con legge del 2019 saranno pianificati e concertati con tutti gli attori di riferimento e nella massima collaborazione dei diversi assessorati. Lo ha affermato l'assessore toscano all'ambiente Monia Monni in audizione nella quarta commissione del Consiglio regionale presieduta da Lucia De Rubertis. Il programma di governo parte dalla sfida della pianificazione della sostenibilità, un tema che porta inevitabilmente a confrontarsi con gli obiettivi di sviluppo fissati nell'Agenda 2030. Ovviamente la vicinanza mi viene naturale, avendo seduto nei banchi di questa commissione per 5 anni, so quanto sia importante per i consiglieri il coinvolgimento, ma anche per gli assessorati, per mettere a fuoco meglio le politiche, per capire meglio le problematiche dei territori, perché la regione è grande e quindi le sentinelle dei consiglieri regionali sono fondamentali. Ho voluto condividere problemi, progetti, ma soprattutto un metodo di lavoro, che è un metodo di lavoro fatto ovviamente di collaborazione con i consiglieri regionali, ma anche con le associazioni di categoria, con gli imprenditori, con i sindacati, perché soprattutto nel tema dello sviluppo sostenibile questo metodo di collaborazione, di compartecipazione, di condivisione è fondamentale. Noi abbiamo intenzione di spingere forte sulla conversione ecologica della nostra regione, ma per farlo in maniera uniforme, in maniera equa, in modo che i costi di questa transizione non si scarichino sulle fasce più deboli, c'è bisogno di concertare a fondo gli interventi, e questo noi stiamo facendo un po' su tutti i settori che ci riguardano. Il tema di fondo è quello di lavorare alle tematiche ambientali non compartimentandole, ma rendendole un oggetto trasversale, cioè una modalità che attraversa tutte le politiche dell'amministrazione regionale, perché la sostenibilità non è soltanto il verde pubblico o i rifiuti, sostenibilità è anche politiche sociali eque e anche politiche della salute, e questa è un po' la modalità che ci siamo dati e che nasce dalla legge 48, la legge che fu approvata con me prima firmataria nella scorsa legislatura, che dava questa impostazione che fu ampiamente condivisa sia in commissione che in aula. Siamo stati molto soddisfatti anche dai banchi della minoranza, i colleghi sono stati molto soddisfatti dell'idea che abbiamo avuto di programma di governo per quanto riguarda le deleghe dell'assessore Monni. Abbiamo avuto una relazione che ha indicato una visione, ci ha parlato di una Toscana come cantiere verde, ci ha parlato di una Toscana che vuole essere all'avanguardia per quanto riguarda il riuso dei rifiuti, la gestione del piano dei rifiuti che dobbiamo approntare nei prossimi anni sarà dirimente per questo, dandoci il riuso come obiettivo e la differenziata come strumento, non come obiettivo finale in discarica. Siamo stati contenti dell'aver compreso come la visione della Toscana tenga conto anche di tutte quelle criticità che in questo momento stiamo vivendo, criticità legate al cambiamento climatico, ma legato anche alla pandemia, alle grandi difficoltà economiche, quindi una Toscana che dovrà declinare i temi ambientali tenendo conto di tutto, dell'antropizzazione dei territori, ma anche del fatto che ci sono tante aziende in crisi, in una visione che tiene insieme l'imprenditore da una parte, la regione dall'altra, che nella pianificazione e nella definizione degli obiettivi non dovrà essere vista più come il babbo censore, ma quel ente che accompagna le aziende, gli enti, i comuni, le amministrazioni, una visione di ambiente che deve avere davvero una lungimiranza che in questo momento ci è richiesta, soprattutto alla luce del fatto che molti dei progetti saranno finanziati dal Recovery Plan, che deve essere approvato quanto prima, naturalmente vedere anche la nostra regione protagonista di investimenti.
È davvero tutto, la nostra puntata della Voce del Consiglio termina qui. Vi ricordo che potete sempre restare aggiornati anche online all'indirizzo www.consiglio.regione.toscana.it. Grazie per essere stati in nostra compagnia e buon proseguimento su RTV 38. Arrivederci.